nei nostri impianti la macina delle olive avviene senza aggiunta di acqua, se non in minimissima parte. Questo proprio per consentire l'ottenimento di un olio di estrema qualità, di altissima qualità. E quindi all'interno di queste granule la pasta quindi viene macinata utilizzando l'acqua stessa naturale dell'oliva. Terminato questo processo, quindi poi si passa sempre tramite dei tubi, quindi continua questo fatto di non portare la materia a contatto con agenti esterni nel cuore vero e proprio del fondo, che è il... Questo si chiama decanter. Decanter, e lo individuiamo come decanter orizzontale per appunto il suo posizionamento, che consente quindi la separazione con al suo interno un vortice che consente appunto questa separazione dal... l'olio, la pasta che è stata gramolata dalla sansa, e quindi l'olio separato dalla parte di scarto poi attraverso questi tubi con una pendenza di circa 2 centimetri finisce nell'ultima parte della lavorazione, che è il decanter verticale, dove anche qui con altri vortici al suo interno consentono la separazione dell'olio, che a questo punto sarà di altissima qualità, da quello che è l'ultimissima parte di acqua, scarti, residui, di piccole particelle. Diciamo che per quanto riguarda la trasformazione dell'olio è finito, finisce qui. Però come prima parlavo di separazione della sansa, un altro elemento caratterizzante di Pietra Erta è l'economia circolare. Sì. Perché cosa accade? Che la sansa che viene prodotta, viene praticamente scartata, in realtà non è uno scarto, finisce in questo grossissimo serbatoio, che è appunto un raccoglitore di sansa, questa sansa rappresenta un materiale molto umido, una pasta molto bagnata, infatti viene definita proprio come sansa umida, che oltretutto può essere utilizzata essa stessa come concime per addirittura voi la utilizzerete per alimentare le vostre apparecchiature? Sì, perché diciamo che questo qui è un materiale che la sansa in sé è utilizzabile come appunto come concime sui terreni, ma altra cosa fondamentale è che al suo interno questo raccoglitore ha un separatore del nocciolino, quindi dalla sansa viene separato appunto il nocciolo delle olive, che poi vengono raccolte all'interno di sacchi. Questi sacchi che poi possono essere, la raccolta di nocciolino può essere utilizzata in primis per noi, per appunto in senso di economia circolare, per il riscaldamento, perché noi abbiamo poi un locale tecnico qui in fondo. Quell'apparecchio arancione. Una caldaia a nocciolino. E per chi ne avesse la necessità può tranquillamente acquistare. Quindi questo nocciolino che vorrei fare la concorrenza al pellet, mi stai dicendo? Sì, effettivamente sì. Senti, questo è un ciclo produttivo veramente bello, tecnologicamente, grazie, che grazie. vi fa onore, eccetera. Grazie mille. Domanda che naturalmente è doverosa, in questa una fase congiuntura economica, ci vuole un po' di coraggio, un po' di follia a fare questo. È stato un progetto impegnativo, chiamiamolo così. Non voglio descriverlo folle, perché è stato un progetto che io ho sposato con tutta me stessa, perché comunque vengo da un'esperienza già di decennale di lavoro all'interno di un oleificio. E quindi la lavorazione dell'olio, delle olive, mi ha appassionato molto. E quindi quando mi è stata proposta l'amministrazione di questa società, non mi sono tirata indietro, perché poi il progetto stesso di questa economia circolare, di questa innovazione, lo studio che c'è alle spalle di tutti questi macchinari mi ha appassionato fin da subito. Naturalmente ci sono tante cose nel cassetto, adesso si sta partendo. Adesso quest'anno partiremo con la sola molitura, poi gli anni a seguire ci sarà la fase, è già in corso la realizzazione dell'impianto di imbottigliamento. E ci stiamo organizzando per l'iscrizione del frantoio ai circuiti DOP, perché qui abbiamo l'olio extravergine d'oliva, polline DOP, che è una DOP molto affermata, che si basa sulla molitura dell'oliva della coltiva aretrana, e l'olio bio.
Quindi, oltre all'olio, appunto, alla mollitura dell'olio tradizionale, ci saranno queste altre due fasi. Naturalmente è tutto un work in progress, state lavorando veramente 25 ore al giorno Se anche non più. per potenziare la segnaletica, Sì, dove sì, siete sì. naturalmente, siete in via Noi siamo Pietraerta. in via Pietraerta, come punto di riferimento allora la superstrada, c'è cioè l'incrocio sulla variante Appia. Ecco, lo diciamo, dove una volta c'era il Cook, il pub, no? Esatto, poco più sopra, 500 metri sulla Sulla destra. destra. Stiamo installando tutte le segnalerie, le stiamo potenziando al massimo in modo tale da essere, insomma, accogliere tutta la clientela. Buon lavoro! Grazie mille.